Ciao Lola. Ci sta, dai, dai, che adesso prende forma. Ma qua in cucina si possono anche tenere quelle lì. L'acqua. Yeah. Le due cisterne da 170 litri in acciaio e separate. Possibilità di chiuderle e usarne anche solo una in concorrenza. Non è male. Per esempio in Australia dicono che la regola sia che devi avere tanti acque grigie quante acque bianche, quindi avendo due cisterne che sono di più rispetto alle acque grigie con capacità, si può sigillare pure. Uno, due, tre, quattro, ci siamo. Bon, perfetto. Allora, oggi una bella giornata, intensa, calda, e per un lavoro importante che è quello delle zanzariere, quindi vi faccio vedere. Così con l'occasione, devo facciamo vedere anche la vasca che hanno montato i ragazzi. Le zanzariere sono quelle della Optimal, e comunque montate. L'unico problema che c'è stato qua è che pur essendo il telaio perfetto avevamo bisogno di uno spessore, quindi abbiamo messo del teflon. Ho risolto il problema su queste zanzariere qua con la moschitera africana, quindi anche per il moschito quello piccolo. Tirano su, vediamo la parte bianca naturalmente, eccola qua, è perfetta. Su tutte le varie finestre, quindi quella della dinette e questa della cucina. È stata montata, abbiamo dovuto montare dei muraletti di larice abbastanza resistente. Ok. Che vedi, ci hanno permesso di poterci attaccare perché il telaio suo, per mantenere la distanza, loro hanno gli attacchi più interni, quindi non l'avrebbe preso. Io ho messo dei muraletti, ma vanno bene poi, limite lì. Vabbè. Li copriamo. E boh. Qua ci siamo, qui c'è la vasca in acciaio inox fatta nautica, due vasche separate, da un numero 1 al numero 2, poi ci attaccheremo i filtri ispezionabili per poterle pulire col suo galleggiante che verrà poi collegato all'impianto elettrico. Chiudo questa cisterna qua, questa la tengo aperta, ok? E faccio lavorare solo questa cisterna qua, se no apro anche questa e la metto in comunicazione, pure questa, vediamo. Eccola qua, questo è lo scarico. Allora, metti in comunicazione anche questa e si carica anche questa cisterna qua, perché sono comunque comunicati. E qui poi ci verrà posizionato il filtro che deve arrivare. L'antenna che fa phishing, questa qui, è un'antenna per prendere le wifi libere della Netgear, che tira molto lontano e ci permette di prendere, insomma, le wifi disponibili senza doversi avvicinare troppo.
Qui abbiamo l'antenna del VHF che comunque ci serve quando siamo tra di noi per poter comunicare a distanza anche di 15 km. Eccola qua. I pannelli, le piastre. Guarda che andiamo a vedere Mattia cosa sta facendo. Squadro di derivazione dei galleggianti. Possiamo andare anche in acqua. Il coccodrillo vuole mangiarla, effettivamente è un po' di difficoltà. Esatto, mi sarebbe un po' indigesta. Abbiamo le 4 pompe. No, 3 sono. Giusto, sì. Esatto, solo 3, ne avrei una di riserva in officina che è semplicemente stacca e riattacca. Se te se ne usa una sfida buona. Speriamo di no. Wow, non lo vedo adesso, c'è anche il vericello montato. Che bello, già montato la scatola qua. Che rapidi. Hai collocato già i filtri? Sì. Rapido, rapido. Ah, qua c'è dell'acqua. Fantastico. Ci vuoi dire qualcosa sulla cisterna? Ciao, ciao amica mia. Ciao, carissimo. Non avevo valutato da venire. No, no. Questa cisterna è stata costruita da dei professionisti. Ah, vedo infatti. Costruiscono cisterne su misura nautiche, del gasolio, della benzina, acqua bianca, acqua nera. Sono dei professionisti e poi si vede la qualità, insomma, fatta tu. Mamma mia! Recentemente. No. Vediamo da davanti la cisterna. Oh wow! Così i filtri, ma è proprio l'alloggio qua perfetto. Qua c'è l'alloggiamento dei filtri, qua c'è il depressore, sì. Qua va montata la pompa dell'acqua, okay. La pompa aspira da questo tubo, queste due cisterne sono comunicanti con il gioco dei rubinetti sotto. Adesso dovete riempire uno, due, tre, quello che si serbatoi. Perfetto. Tubo di sfiato che va su in altezza. Ho visto. Fantastico. E basta, adesso montiamo il tutto, dopo qua a livello di cisterna siamo a posto. Pronto. Sono stata montata la ventola della guarda, del scaldatore. Perfetto, ma l'ho manco visto. Ha già montato i mobili e l'officina. Infatti è rapidissimo, è già montato i mobili, mamma mia, come sembra... Adesso stiamo facendo, abbiamo già Enrico ha montato l'illuminazione sulla vecchia botola. Ah, ecco, sì, me l'ha detto Andrea. È finissima. Bisognerà che dopo, adesso quando potete... Adesso sta montando l'illuminazione in officina, se vuoi salire apri il coperchio, vedi tutta l'officina da sopra come i rubinetti. Wow. Vediamo. Sposto un po' di roba. Certo, certo. Fascette, pistola, esatto. Viti, officina. In officina dall'alto. Per tutti i suoi rubinetti dell'acqua, bello. Questo termico e tutto. Fantastico. Manca la base perché quella lì l'avete tolta, sì, perché dovete lavorare, perché, certo. Esatto. Dovete terminare. Tutto ispezionabile dall'alto, dal fianco, come prima. Esatto. Si può togliere la botola anche qua sulla cisterna. Fantastico. Manicotto e l'acqua per allora avete quello messo nuovo, fantastico, sì. Che non perda, esatto. Mi ha detto che deve sì, fare un coperchio in legno dal falegname che non si veda più niente. No, dopo quelle sono rifiniture che si fanno. Zanzariere le avete montate voi, ho già ordinato le 4 plafoniere da mettere qua a touch, quindi se pure. Volete le accendete oppure no. Touch, wow. E qua cosa ci mettiamo allora? Là, perché si diceva la ventola, ma boh, non so se riesce ad alloggiare lì. Comunque quello dai, al limite sì, anche sì, vede. La ventola da far muovere l'aria. Sì, perché sono qua. Dopo là vabbè il bagno. Non so che c'è da mettere una ventola anche là. Ma sì, ha detto però che c'è lui deve fare il buco esatto, sotto sua cellula, eccetera, eccetera. Sicuramente non sbaglierà, però vabbè.
E Dico sta montando la dimensione dell'officina. Vai. Questa è la famosa officina che avevamo fatto con il mobile. Fantastica. Qua adesso ha già montato il LED sotto qua. La prima porta, schiaccia il pulsante e si accende il LED dentro sui cassetti. Comodo, che almeno così c'è fine la luce. Sera e quant'altro. Sì, sì, ma anche. Perfetto. Dai, vi lascio lavorare. Lascio lavorare, ottimi lavori. E... ah, c'è anche la luce là di sopra, vedo. Sì, quella è nuovo dettaglio. Ci ha dato le palle, la sigla, la cellula per forare. A parte c'era già una luce prima, quindi voglio dire, avrete utilizzato. Sai che noi lo prendiamo per il culo. Sì, 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 sì. È andata su un'altra luce, vabbè, dai, ci sta, ci sta. Bene. Là è stato montato il vericello. Ho visto, bellissimo. L'ho visto, l'ho già ripreso, molto bello. Dai, sta prendendo forma. Dai. Bravissimo. Buono. Passo e chiudo. Andiamo i sensini e li mettiamo sull'unimog. Rimontiamo quello originale. E ora briciolo. Un aggiornamento sulla cisterna d'acqua, Massimiliano. Ciao amico, ciao. Ciao. Cosa abbiamo aggiunto, Massimiliano? Giusto per capire. Beh, vabbè, a parte che siamo ancora in fase di modifiche. Completamente. Quindi le due nostre cisterne d'acqua, la pompa, che pesca l'acqua dalla cisterna primaria e secondaria, esce dalla pompa, riempie due filtri. Uno con due filtri in ceramica, sì. Gli altri due sono a carboni attivi, tedeschi, sono tedeschi. No, svizzeri, della casa lì. Sono svizzeri, non tedeschi. Attaccati in doppia così, scendono, intercambiabili, logicamente si può fare della manutenzione, si svita, okay, si toglie il filtro, si lava, si pulisce. Poi all'interno qui abbiamo scoppiato un po' tutto perché il mio cliente è un po' particolare, è un bravo ragazzo. Abbiamo fatto l'acqua per la doccetta e dopodiché abbiamo portato l'acqua all'ammortizzatore e all'accumulatore. Poi ci sono le due linee di acqua fredda che partono, una va sul boiler e una va sui sanitari e quant'altro. Vaso d'espansione. 175 litri d'acqua l'una. 175 l'una, quindi 3,40. Esattamente. Più o meno, 3,50. Attaccate con lo schiato a destra e a sinistra, doppio pescante e doppio galleggiante. E lo schiato là? Quello è uno schiato che ho su in parete, perché per non fare buchi sulla cellula abbiamo preferito fare così. Per far respirare la cellula, per far respirare le vasche. Quello è un manicotto dell'acqua di un BMW, da radiatore del BMW. Certo, tanto per il carico. Sì, per il carico dell'acqua che si carica da fuori. La vasca è collegata in più punti, è collegata qui insieme con loro due, sopra, c'è un buco dove c'è l'ispezione. Può lavare quindi? Sì, può lavare. Ho finito un po' tutto, dentro sono due palatie con il foro per andare con l'altro per asciugarla quando si finisce il viaggio. E anche per i movimenti? Sì, anche per l'acqua, anche per lo sbattimento. Sbattimento. Poi c'è una staffa qua sotto, una staffa qui, una sotto, insomma è ben salda, dai. Non penso ci siano grossi sbattimenti d'acqua. L'opera è compiuta. Adesso attacco gli ultimi due tubi, poi per quanto riguarda l'acqua dei sanitari siamo a posto. Manca l'idraulico, deve venire a montare la saldare la binetta qua. Riscaldamento abbiamo radiatore. Deciso di montarlo qua radiatore con poi due ventoline mi pare, no? Sì, due ventoline che adesso sono io davanti, le vedi, eccole là, due ventoline, eccole qua. Qui andrà tutta la parte elettrica, l'abbiamo trovato, abbiamo battuto tutta la linea elettrica con i cavi e quant'altro.
E poi dai, se mi arrivano queste cavolo di benedette batterie, iniziamo a collegare i pannelli solari, l'inverter e tutte le cose che ci servono per dare corrente alla casa, insomma. Allora, ho visto che i nostri amici hanno messo su le zanzariere nuove, che si vedono lì, quella, molto belle. Adesso un po' di illuminazione attorno alla vecchia botola dell'autoclima. Si può accendere? No, adesso non si può accendere. Adesso no, perché ci sono corrente. Molto belle. Abbiamo messo dei LED sotto qua. Enrico mi sta tagliando il LED sotto cucina. Sì, dai, un po' alla volta. Stiamo andando avanti abbastanza bene. Sì, sì. Abbiamo messo dei LED anche in cucina, che ovviamente adesso senza corrente non si vede. Aspetta, questa officina che tu la conosci meglio di me. Ah, ok, c'è il trucco, c'è, ma non si vede. Qua c'è una fila di LED. Sì. Qua c'è l'interruttore in accensione. Okay. Quando lui accende si rivelano tutti i cassetti. Certo. Preme il pulsante praticamente. Quindi la luce fa, simulamelo un attimo. Simuliamo la luce, eccola qua. È perfetto. Che questa, perfetto. Che non è questa, fa molto. Quindi te che vedi, esattamente. Prima io confermo, fa molta luce. Poi hai fatto anche i paraluce di cortesia sotto la veranda. Sì, esatto, luce di cortesia sotto la veranda. Eccola. È la stessa marca dei fari che stiamo montando su. Sì, sì, stessa linea. No. Stessa marca. No? Questi erano montati davanti, sono fari con fanno una luce dinamica d'accensione gialla o bianca e lampeggiante al centro e senza cover, giustamente c'è il faro in profondità. Coda, un piccolo aggiornamento sul telaio invece, sulla cabina, telaio, allora, c'è qualcosa? La cabina siamo messi bene perché abbiamo montato i 4 serbatoi, abbiamo dovuto sostituire un pescante perché era marcio. Sì. Abbiamo optato per togliere tutta quella spazzatura che avevate voi prima con la pompa e con 34 rubinetti per travasare gasolio da una parte all'altra, soprattutto un cinema dove sì. Fermati per strada la per caricare, apri, chiudi, gasolio, puzza, eccetera. Okay. Invece abbiamo optato per montare 3 pompe del travaso, una per ogni serbatoio. Loro giustamente dalla cabina. Quindi da dentro che come andiamo? Avrai 3 pulsanti diversi. Con un LED che dà parecchio fastidio agli occhi, così ti ricordi che la pompa sta andando. Tu attiverai la pompa del serbatoio numerato e la pompa va a attraversarmi il serbatoio, cioè il gasolio del serbatoio numero 2 o numero 4 o 3 che sia, sul serbatoio principale che sarà sempre il numero 1. Certo. E mi si accende solo quando la richiamo la pompa? Quando il LED? Sì. Ok, schiacci il pulsante di attivazione pompa, si accende il LED in cabina. Perfetto. Perché altrimenti sicuramente dall'alimentica accesa. Certo, può succedere, sì, può succedere. Qua ci sarà un collettore. Sì, è capitato. Un collettore di raccordi perché tutte e 3 le pompe butteranno dentro gasolio sul serbatoio principale. Ok. I ragazzi hanno fatto già la scatola di attivazione, qua ci sarà una scatola in acciaio che sarà tutta coibentata all'interno. Che non per la polvere, per le balle che sono indietro. I ragazzi hanno già iniziato con l'impianto delle batterie ausiliarie. Madonna, ma che sta buono. Si stacca batterie per il vericello che ho montato nascosto, un po' nascosto perché comunque dopo per attivarlo si andrà sotto. Certo. Qua è ancora tutto quanto mollato logicamente. Certo. E il tuo vecchio vericello vecchio, certo, tra virgolette, ho usato certo. Poco e adesso hanno iniziato a montare il gruppo radiatori qua, stiamo cambiando il giro dei tubi che faceva sta valvola qui, che è la valvola quella che ti scalda di net in cellula con l'acqua del motore, per far scendere i tubi su un posto migliore e su una zona più consona, esatto, possibile. Qua presumo che andrà eliminata la marmita che c'era qua, troveremo un'altra locazione a telaio e qua andranno le 2 seconde batterie, quindi un altro cassetto dei tuoi modificato, faremo la piastra oppure usiamo quella vecchia e qua andranno le altre 2 batterie, le 2 batterie principali per l'avviamento dei camion. Ascolta, ti ho portato. Cos'è? Per basta lo mettiamo dietro. Per basta lo mettiamo dietro. Qua ci sarà l'altra cassetta con il riscaldatore a gasolio. C'è anche ordinare questa. Sì. Ascolta, ti ho portato i sedili che avevamo nell'Land Rover, li abbiamo sì, okay. Quando un attimo cambiati. Che
sono questi qua, sì, quelli della canna, sì, e li mettiamo al posto che abbiamo visto che ci stanno, al posto degli attuali che abbiamo, sì, portato, sì, via, sì, erano gli ex 964. Nel caso uno si abusa, si scuola che stabile, va bene, si chiama, va bene, anche se tanti sedi. Si tratta una trio che altra? Di te, sì, no? Perché è un sensore, un negativo, strisa. Di te è positivo e negativo su strisa. Dopo giustamente ti interrompi, te fai positivo e negativo su strisa e avanti. Sì, ciao. No, ho fatto. No, perché ho fatto niente, perché se su io non so, io non posso andare a fi. Non posso andare a fi per attaccare altre strisse. Questo vuoi dirti? No. Sì, ho proprio, ma ora dovevo attaccare il filo in entrata e anche il filo in uscita di strisa e andare avanti e fare un cerchio. No, non ho fatto così. Sì, faccio vedere, scrivo qua sotto. Mettiamo quello di trigo. Lo torno, tocco pure qua.